La sfida romanista con Nainggolan, Florenzi punta Vertonghen, pallone basso in mezzo, Eder Pellè, la grande risposta Candreva, subito il vantaggio all'Italia, Antonio Candreva al terzo minuto, Italia già in vantaggio con una grandissima azione incisiva, questo cambio di gioco da sinistra a destra è stato fondamentale, veramente ha permesso questa penetrazione lungo la linea di fondo campo e questa conclusione veramente determinata, determinante. Porta bene la nuova maglia dell'Italia, quella con la quale gli azzurri giocheranno a Francia 2016. Giovanni Trapattoni, da rivedere ancora una volta. Eccolo il cambio di gioco di Candreva, un'azione che abbiamo visto e rivisto tante volte in occasioni delle ultime partite dell'Italia con questo assetto 4-4-2. Poi il controcross di Florenzi, la grande risposta di Mignolet sulla conclusione di Pellè, arriva Candreva, un gioco da ragazzi mettere dentro, 1-0 per l'Italia. Benissima questa intesa del velo effettuato subito con affrontato al primo palo facendo scorzata. Calcio d'angolo battuto da De Bruyne, colpo di testa, arriva il pareggio del Belgio, ha segnato Vertonghen, sorpresa la difesa azzurra, solo Soletto Vertonghen nel cuore dell'area di rigore. Se non vado errato hanno fatto un blocco ed è partito l'uomo da dietro. Rivediamo la scena, c'è un blocco su questo calcio d'angolo. Adesso lo rivediamo, però fatto sta che Vertonghen, vedi? Sì, vedi, parte l'uomo, su parte l'uomo. Blocca Parolo. Blocca il nostro difensore. Sì. Arriva in ritardo poi Chiellini che stava marcando un altro giocatore, approfitta Vertonghen, comodo, un tuffo, mette dentro, non può arrivare Buffon, arriva il pareggio del Belgio al primo tiro in porta della nazionale di Mark Wilmots. Bonucci, viene incontro Florenzi, sbaglia Bonucci, Azzar per Bassuai, e un tiro parato da Buffon, no, poi no. Ancora De Bruyne, arriva il vantaggio del Belgio, conclusione strozzata da De Bruyne, il pallone ha colpito terra, ha sorvolato Buffon, è entrato in rete, errore di Bonucci in fase di impostazione, pallone regalato al Belgio. Era stato bravo Buffon, distinto, a salvarsi su un tentativo di autogol di Chiellini dopo il rimpallo con Bonucci. Poi è stato ingannato, mentre rivediamo l'azione dell'errore di Bonucci, dalla conclusione di De Bruyne. Qui Bassuai, guardate, il pallone arriva a Buffon dopo il rimpallo con Chiellini. De Bruyne, fortunosamente, trova il gol. Trapp, non ci voleva questo errore. E c'è stato questo errore sul passaggio e questa intercettazione da parte loro, diciamo che si era un po', era scemato come ritmo un po' la nostra squadra, lo stesso Belgio psicologicamente più che fisicamente. Ma bisogna reagire perché c'è tempo per arrivare al pareggio, riparte subito l'Italia, l'intervento è di Ferreira Carrasco, ancora lui, doppio dribbling, Ferreira Carrasco scatenato, il controllo, pallone nello spazio, Bassuai, posizione regolare, arriva il 3-1 del Belgio con Bassuai che è scattato in posizione dubbia, da rivedere, l'assistente ha lasciato correre e Bassuai ha piazzato sul primo palo il gol del 3-1, l'avevamo detto, il Belgio stava sicuramente giocando meglio, dimostrando una maggiore qualità, una maggiore convinzione, Italia in sofferenza, rivediamo la posizione di Bassuai, regolare, lo tiene in gioco Bonucci. Il gol di Bassuai sul primo palo, sorpreso Buffon, non riesce ad arrivare su questa conclusione del giocatore belga. Ma eravamo in netta superiorità numerica, eravamo 6 contro 4, Alberto, quindi diciamo che c'è proprio un brivido di stanchezza e di capacità da parte dei nostri giocatori. Anche in questo caso praticamente impassibile Antonio Conte, che in occasione non invece del triplice cambio era stato chiarissimo indicando ai suoi di schierarsi con un 4-2-4.